Buongiorno, domanda interessantissima di Carlotta Ferrarini. Buongiorno dottore, scusi il disturbo, avrei un consiglio da chiederle. Tra 20 giorni porterò il mio barboncino di 13 mesi a Lampedusa e forse tra 13 giorni ci sarò pure io. Per una settimana, per ora abbiamo fatto vaccino filari e portiamo collare Seresto da un mese. Cosa mi consiglia di fare in più per i pappataci? Grazie, scusi ancora per il disturbo. Allora Carlotta, questo discorso abbiamo fatto il video perché interessa a tutti. Nel meridione la stagione infettiva per la leishmania è pronta a iniziare. Probabilmente in alcune zone è già iniziata. Perché c'è bisogno di un ciclo particolare, si devono mettere in moto questi pappataci e si devono mettere anche in moto gli animali serbatoio e ci vuole un po' di tempo affinché le zanzare, queste che poi non sono zanzare, sono pappataci, diventano infettanti. Stiamo arrivando al periodo clou. Allora, stai utilizzando il collare Seresto. Il Seresto si è dimostrato negli studi di campo in grado di proteggere al 100% dal morso dei pappataci, però occhio perché le sperimentazioni sono state fatte ma non hanno seguito i soggetti per molti anni di esposizione, quindi glielo mettiamo, ma non ci basiamo solo su quello. Intanto il pappataccio è attivo dalle 5 di notte, alle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. Quindi, quando comincia ad avvicinarsi il pomeriggio, quell'orario caldo in cui i cagnolini si vanno a coricare sotto il tavolo, all'ombra, sotto le siepi, occhio perché quello è il momento in cui viene infettato. Quindi, alle 5 del pomeriggio, orario clou per dormire, si prende il cagnolino e si mette in casa con le piastrine al piretro per bloccare gli insetti vettori. Passeggiare si può passeggiare, non bisogna stare fermi. Negli studi che facciamo retrospettivi per vedere come hanno contratto la malattia questi animaletti normalmente d'appartamento, veniamo a scoprire che durante la vacanza hanno dormito sotto le siepi perché era fresco, hanno dormito vicino alla piscina all'ombra perché era fresco. Questo lo dobbiamo evitare perché lo viene punto dai pappataci. Un rimedio che stiamo consigliando viene dalla medicina umana, nelle zone in cui vanno i medici a curare le persone, è una miscela olio di cocco e olio di neem al 5%, quindi 95 grammi di olio di cocco e 5 grammi di olio di neem. Perché l'olio di cocco? Perché l'olio di neem? L'olio di neem si è dimostrato in grado di allontanare i pappataci. L'olio di cocco fa da veicolo, siccome non evapora come le soluzioni in alcol o in acqua, mantiene l'effetto per 7 ore. Ora, sul barboncino, io puro il barboncino, non è semplicissimo perché il barboncino ha un pelo particolare. Allora, non lo impastare, prendi questa crema preparata, te la passi sulle mani, quando hai le mani che fanno odore di questa cosa, lo passi sul pelo solo per lasciare l'odore, perché sennò diventa rasta. Però potrebbe essere un rimedio. Quindi la prevenzione è stare dove stai tu, ok? Se sta con te e non rimane da solo in giardino, rischi non ce ne dovrebbero essere. Ti mando un bacione, ciao!